Covid, OMS, pandemia, resta emergenza internazionale di sanità pubblica. Istituto Superiore di Sanità, Covid, pubblicato report sul rischio di infezione, l'aggiornamento sarà mensile. Carenza antibiotici, EMA, situazione in miglioramento. Buongiorno e bentrovati ad una nuova edizione del TG di Federpharma Channel. Dati in calo in tutto il mondo per la pandemia, ma il Covid-19 continua a costituire un'emergenza di sanità pubblica a livello internazionale. Lo ha detto il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale di Sanità, Tedros Ghebreyesus, che ha sottolineato come la pandemia è probabilmente in una fase di transizione. Il direttore generale dell'OMS ha poi apprezzato il consiglio del Comitato di Emergenza per il coronavirus di monitorare la situazione per contenere potenziali conseguenze negative. Lo scorso ottobre, quando si è tenuta l'ultima riunione del Comitato di Emergenza, ha detto Ghebreyesus, il numero dei morti era più basso registrato dall'inizio della pandemia, ma da dicembre i decessi sono tornati nuovamente ad aumentare, 40.000 circa la scorsa settimana, di cui oltre la metà in Cina. Il rischio di infezione da Covid-19 aumenta con l'aumentare dell'età. Non solo, tra le persone non vaccinate il rischio è 7 volte più alto rispetto a chi ha avuto una diagnosi di infezione da almeno 180 giorni. I dati sono contenuti nel report dell'Istituto Superiore di Sanità, che ha deciso di sostituire la stima dell'efficacia vaccinale con una stima del rischio assoluto di infezione da SARS-CoV-2, che tiene conto non solo dello stato vaccinale ma anche dell'infezione pregressa. Secondo il report, le persone con immunità ibrida, ovvero con infezione pregressa e vaccinazione, sono a minor rischio sia di infezione sia di contrarre una forma grave di Covid-19. Grazie alle misure adottate dall'Unione Europea sta aumentando l'offerta dell'antibiotico amoxicillina. Per questa ragione l'EMA ha deciso di non etichettare più il problema come evento importante, impegnandosi tuttavia a proseguire e intensificare gli sforzi per una tempestiva risoluzione, utilizzando provvedimenti ad hoc. Infatti, molte autorità nazionali sono riuscite a far fronte ad alcune carenze di farmaci. E con questa notizia è tutto, vi diamo appuntamento a domani con una nuova edizione del TG di Federpharma Channel.